si è svolto ieri la Sagra del Tartufo Gelato di Pizzo sul lungomare di Roccella, con intrattenimenti, con l'apertura di stand espositivi di artigianato, antiquariato e degustazione di prodotti tipici calabresi. Il tartufo di Pizzo è una bontà di nocciola, cioccolato, fonduta al cacao, pistacchio ed è un prodotto che in questo periodo è il più buono che varca i confini dell'Italia. Hanno partecipato Maurizio Greco, come organizzatore della Festa del Tartufo, Pier Giorgio Tubini, che fa parte dell'Associazione Italiana dei Gelatieri, Federica Commisso, biologa nutrizionista, che collabora con lo studio medico RAIMAT di Marina Gioiosa Ionica. La manifestazione, che ha coinvolto dai più piccoli fino ai più grandi, è organizzata dall'Associazione Bazar del Piccolo Mondo Antico di Roccella Ionica e dall'Associazione di Pizzo con il patrocinio del Comune di Roccella Ionica. Ringrazio Gabriella Palermo che ha voluto invitarci a questa bella manifestazione. Io da pizzitano doc, ma non avendo tanti titoli, però porto avanti la promozione del nostro gelato, avendo avuto anche mandato di una gelateria di Pizzo e anche del consorzio gelatieri di Pizzo. E promozioniamo questa sera qua a Roccella il tartufo gelato, la festa del gelato, la festa del tartufo, questa bontà di nocciola, cioccolato e una fonduta all'interno di cacao, che diciamo in questo periodo è il gelato artigianale più buono sicuramente in Italia. Sta varcando anche i confini italiani, europei e mondiali, grazie anche alle aziende, le nostre aziende locali e aziende multinazionali del prodotto. È un elemento qualificato che si distingue dagli altri tipi di gelato. Noi cerchiamo di portare in Italia e nel mondo il discorso del gelato artigianale, che sicuramente ha delle qualità e ha delle proprietà che si contraddistinguono rispetto a quello che può essere un gelato industriale. Il gelato di Pizzo, tartufo di Pizzo, ha sicuramente delle qualità superiori rispetto a questo, sia per tradizione sia per componenti che lo contraddistinguono, e quindi è un gelato che sta conquistando l'interesse del pubblico, e ci auguriamo che non sia soltanto l'interesse del consumatore italiano, il quale è già abituato a un prodotto del genere, ma che possa interessare invece un mercato internazionale che poi, utilizzando un prodotto italiano, si qualifica come prodotto di cultura, di prestigio, che è affascinante, perché il gelato ha queste sue qualità particolari, che sono quelle di determinare soddisfazione, di determinare allegria e di determinare anche socializzazione, perché il gelato si mangia insieme. Io volevo sfatare un po' il mito del gelato, che è altamente calorico. È vero per i gelati a base crema, però è anche vero che contengono proprietà nutrizionali molto importanti, come vitamine, minerali molto importanti, quali il calcio e il fosforo, che vengono forniti dal latte che compongono il gelato. Minerali anche magnesio, ferro, potassio, ci sono anche vitamine importanti, la vitamina A, la vitamina E, che è un importante antiossidante, soprattutto nel gelato al cioccolato, la vitamina D, che favorisce l'assorbimento del calcio, la vitamina K e la vitamina A, importante anche nel prevenire alcune malattie dovute a un disturbo del sistema immunitario, quale l'acne e la psoriasi. Altri componenti importanti sono i grassi buoni, i grassi insaturi, che permettono l'abbassamento del colesterolo LDL, l'abbassamento dei trigliceridi, e anche gli zuccheri, che forniscono subito energia al nostro organismo. Poi ci sono anche diversi studi che affermano come il gelato rende felice mediante il rilascio da parte del cioccolato della feniletilamina, che è una sostanza che rende euforizzanti perché va a stimolare il sistema delle endorfine.